il primo gol in Italia, il primo gol tra Bayern del Parma, il primo gol in Serie A. Sì, sì. Una bella emozione. Eh sì, contento. Per me è stato bello, anche perché la squadra ha vinto. Quanti gol hai segnato prima di questa, negli altri mazzi? Non lo so, ma faccio il conto, ma penso 5 la prima squadra che ho giocato, 7 o 8 in Boca, diciamo 12, non tanto, non sono tanti, sì. Di solito immagino di testa però. Sì, maggiormente di testa, sì, sì. A volte sei stato bravo perché non era facile, c'erano tanti gambi in mezzo all'area, anche se vicino alla porta. Sì, è un po', diciamo, la destra della porta era un po' chiusa, è stato per me bello, sì. Anche perché alla fine si interpone. Sì, per quello, penso che il più importante è questo qua, che abbiamo riuscito a fare una vittoria e questo è il più importante per voi. Sì, Gabriele, nella storia del Parma tanti argentini importanti, Crespo, Sensini, Meroni, Ortega, tutto così. C'è qualcuno di loro che non sono nei tuoi... Sì, Sensini ha giocato anche nel tuo ruolo, ma c'è qualcuno di loro che è un po' un tuo punto di riferimento? No, io quando loro erano qua era piccolo, non l'ho visto tanto, ma io sono sicuro di... Ho voglia di fare bene, di rimanere a Parma e di fare bene, questo sicuramente per tanti anni. Tra l'altro domenica avete segnato due ucraini che siete i due difensori centrali, si è un po' capovolto il discorso. Sono un caso? Sì, sono un caso, ma per noi è più importante è fare punti, questo che dopo se fai gol io, Ale, quello che fa, per noi è importante fare punti, forse è sicuramente più importante di qualcuno che fa noi. Anche perché il reparto difensivo è stato un po' sul banco degli imputati ultimamente, siete la squadra che ha subito più gol. Sì, ma io sempre dico che non sono colpa di quello che si difende. Noi dobbiamo cominciare a difendere di Sergio, di quello che gioca, di Graziano a Totò Mirante. Quindi vuol dire che tutta la squadra che deve migliorare dal punto di vista della partita? Sì, sicuro, sì. Quello che dobbiamo fare, stiamo cercando di fare una settimana per farlo di un bravo meglio. Michelangella, Teleducato, senti, nei giorni scorsi si è invocato da parte della società un cambio di mentalità da parte della squadra, una mentalità maggiormente vincente. Visto che tu vieni da una squadra che si chiama Boca Juniors e che a livello insomma di mentalità ha una certa definizione, poi hai giocato anche nel Liverpool, dal tuo punto di vista cosa ti senti di portare in questo gruppo? Io sento di fare il mio, di fare quello che è riuscito a fare in Boca, che è, come sempre quello che vogliamo fare tutti noi è vincere, questo che sicuramente la società vuole e anche noi vogliamo fare, dobbiamo vincere, questo è sicuro. Penso che cerco sempre di migliorare, ho 25 anni e questo che per quello che la seconda tappa mia è in Europa. Un'altra cosa, venendo invece alla partita di domenica contro la Lazio giocherà anche questa sera in Europa League contro lo Zurigo, ti chiedo se può essere un vantaggio per il Parma, anche se magari loro faranno un pochino di turnover. No, sicuramente loro non fanno un turnover. Per noi abbiamo dimostrato che anche con altre squadre possiamo anche prendere il gol sempre. Poi Serie A è difficile da prendere il gol. Penso che con Lazio sarà una partita dura e dobbiamo continuare a fare quello che cominciamo a fare dopo la Juve, fare partita intelligente e giocare.
Un'ultima cosa da parte mia, sempre sulla Lazio, ti chiedo un giudizio sulla loro coppia d'attacco, Closesis. Penso che sono due giocatori bravissimi, non solo a livello del calcio italiano, sino del calcio che conoscono in tutto il mondo. Penso che possano sono due buoni giocatori. Alberto Rugolotto, Corriere dello Sport. Ti volevo chiedere, fino a questo momento, in questa prima fase di campionato, che voto senti di dare al Parma? Anche da 1 a 10, molto secco. Penso che ancora dobbiamo migliorare, siamo 6. È una sufficienza? Sì, siamo bene, ma come ti dicevo prima, dobbiamo ancora migliorare tanto. Poi ti chiedo un'altra cosa, in settimana si è parlato molto di mentalità, il Parma deve crescere sotto il profilo della mentalità e avrebbe sbagliato qualche partita. Secondo te è così o le sconfitte, le brutte prestazioni che ci sono state sono solo colpa di quella partita, insomma di episodi di partita? Sì, una partita è diversa dall'altra, ma penso che sì, che dobbiamo migliorare anche la mentalità. Non prendere il primo gol e dopo subito prendiamo il secondo, questo sicuramente che lo dobbiamo migliorare. Gabriele Maio, stadiotardini.com. Le partite che il Parma ha sbagliato fino a questo punto sono state soprattutto in trasferta e soprattutto nei grandi stadi, mi riferisco a Torino, Firenze e appunto a Milano. In compenso ha fatto bene al San Paolo di Napoli, magari l'aria che più o meno è abbastanza vicino all'Olimpico, speriamo appunto che l'Olimpico assomigli più a questa partita che non alle precedenti. Speriamo di fare tutti quelli che abbiamo fatto a Napoli. Ecco, però cosa poteva essere sbagliato nelle tre partite, nei tre grandi stadi, cioè perché quelle partite sono andate così male, mentre a San Paolo le cose sono andate bene, anche se in teoria era lo stesso tipo di gara. Penso che avevamo subito il primo gol e, come dicevo prima, questo abbiamo crollato un po', abbiamo un po' la fiducia di giocare, penso che per quello. Dietro subiamo il secondo e lì è la partita finita. Abbiamo subito 4 a Juve, 4 a Milan, e questo penso che c'è per quello. Ma anche in quelle partite lì eravate andati in campo per vincere, così come da mentalità vincente, sicuro, che teoricamente dovrebbe essere. Sì, andiamo per vincere. Grazie.